Dopo la partecipazione al meeting di Rimini, il ministro della Difesa Mario Mauro ha fatto visita alla Capitaneria di Porto di Rimini. Al termine di un breve incontro con i membri del corpo della Capitaneria, il ministro ha effettuato un giro a bordo di uno dei mezzi in dotazione. Mauro ha poi incontrato la stampa locale per rispondere ad alcune domande, molte delle quali hanno ruotato attorno alle misure prese a Rimini per combattere il fenomeno dell'abusivismo commerciale sulla spiaggia. Intanto ancora una volta mi preme mettere in evidenza quanto si sta prodigando la Capitaneria di Porto e quanto stanno facendo, seppur con un organico molto limitato, a tutela appunto della tranquillità e della certezza del diritto per chi deve esercitare appunto attività commerciali. Si stanno sperimentando delle soluzioni, credo che questa abbia mostrato molti pro, forse anche qualche contro, ci sarà modo di valutare gli effetti nel prosieguo della stagione, sempre mettendo in evidenza come il prodigarsi per l'appunto delle Capitanerie di Porto sia la strada maestra per il governo delle spiagge. Il ministro si è anche soffermato sul tema degli scontri in Egitto. La tragedia egiziana si aggiunge a quella siriana, cioè quella di un mondo, quello dell'area sud del Mediterraneo, le cui inquietudini si riversano sul mondo intero e a cui fanno fronte, lo ripeto ancora una volta, questi uomini in uniforme bianca che sono lo strumento attraverso il quale viene offerta la possibilità di salvezza per tante tante persone in questi giorni. L'Unione Europea deve essere vicino in questo momento all'Egitto per impedire il divampare della guerra civile. Dobbiamo quindi essere concreti, consapevoli del fatto che ci sono interessi enormi che si riversano a quelle latitudini e che hanno fatto sì che paesi come l'Arabia Saudita, come il Qatar, manovrino per poter assicurare un'egemonia in quell'area, l'egemonia che deve mettere a disposizione l'Unione Europea, gli Stati Uniti, l'Occidente intera, è quello della libertà e della democrazia, e questo implica un essere capaci di concretezza in questo momento. La convocazione dei ministri degli esteri dell'Unione Europea mi sembra un primo concreto passo in questo senso.